E ben a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo episodio qui con la nostra materia serie. Questo è giusto qui in 4. Nello scorso episodio non abbiamo fatto praticamente belle figure. Però l'unica cosa che posso dire è che è andata piuttosto bene, diciamo. Se vi siete appena lo scorso episodio, sì, abbiamo perso 87 piquin rossi e 12 piquin rocciosi. Ma ho cercato di farne 30 di nuovi e 40 di nuovi. Quindi, che cosa volete di più dalla vita? Iniziare sicuramente questo episodio. Ma avete lasciato like, vi siete iscritti al canale? Lasciate ragazzi 10 like sotto questo video e sul canale vedete qualcosa di epico. Quello è poco ma sicuro. Olimar, viene nel pianeta Okotate, no? Ho sentito dire che quel pianeta è molto famoso per le sue verdure. Pare che sia straordinariamente deliziosa. Ho sempre sognato di mangiare un giorno delle dorate carote pic-pic originali provenienti da Okotate, ma sono così rare che finora non ho avuto modo di giustificare la spesa. Ah sì, le dorate carote pic-pic. Sono a parlarmene, mi viene in mente la cucina di mia madre, il suo modo di prepararle. Le tritava nel frullatore, ma chi se ne importa delle carote pic-pic? Ma davvero? Vabbè. Ah, abbiamo un altro incarico che sarebbe quello di... basta, erano incarichi vecchi che già avevamo, però quello l'incontro con i fagiolini, con i fogliolini, perché fagiolini? Vabbè, quella è un'altra cosa. Allora, nel prossimo episodio vi giuro che facciamo un'esplorazione notturna. Quest'oggi però finiamo un paradiso in fiore, perché mi sa che dobbiamo fare l'esplorazione notturna. Mi sa di sì. L'accampamento cominciava di nuovo a riempirsi. Cos'è, ci siamo lanciati in una nuova area? Ah, mannà! E che cosa? A riempirsi? Che quattro persone siamo? Mi piace questa nuova area. Mi piace davvero questa nuova area. E potremmo fare l'esplorazione notturna? Sì, ma no. No. Qualitamente no. Allora il fatto che sì, va bene, al laboratorio. Anche perché dovremmo prendere tantissime cose. Abbiamo finalmente tante cose. Allora, facciamo così. Il pugno tripletta. Va bene. Ok. Questo è però sempre, no, non lo so, prendiamolo. Per sicurezza prendiamolo. Poi vedremo un pochettino. Allora ci serve un kit vitale più per Ocin e un kit vitale per me, che sarebbe questo qua. Ok, perfetto. E già questo ce l'abbiamo. Poi mi ho detto che di oggetti ci servono tante rocce, quindi le prendiamo tutte in pratica. Sì, le prendiamo tutte quante, quelle che possiamo prendere. Una bomba congelante che ci serve. Per quanto riguarda altro, sinceramente non ci interessa tantissimo. L'unica cosa che prenderei è questo per sicurezza e per il resto basta. Sto consumando i tasti della mia Nintendo, cioè dei miei Joy-Con più che altro. È assurdo. Non mi è mai successo una cosa del genere. Significa che davvero mi sta piacendo assai sto gioco. Allora, testiamo Ocini prima di tutto. Allora, prima di tutto dovremmo aumentare la sua potenza, aggiungere la super potenza di livello 3, per poi prendere con Ocin 100. È un po' troppo. Sì, mi sa di sì. Raccolta. Allora, la raccolta l'abbiamo già potenziata. Vi devo dire, non mi interessa particolarmente. Lo scatto invece sì. Ma anche il megamorso, eh. Cioè, vediamo un pochettino quanto va. Lo so che si attacca saltando in aria. Mi spiace. Posso capire tutto, anche gli ordini. Gli ordini li faremo come prossima cosa anche. Però subito l'attacco in aria. Il super morso ci serve e non poco. Ma prima di tutto dovremmo andare in esplorazione. Quindi andiamo per forza in esplorazione. Completiamo l'area al 100%. Se ci avanza del tempo possiamo fare anche dopo paradiso in fiore, possiamo fare finalmente anche non dico riva serena, però almeno un po' di esplorazione notturna la possiamo fare concludendo subito il giorno. Quindi vediamo un pochettino quello che possiamo fare quest'oggi. Volevo andare oggi a Riva Serena, sì. Volevo fare anche un'esplorazione notturna, sì. Sto facendo paradiso in fiore. Ok, iniziamo subito la giornata, perché non voglio perdere assolutamente per niente del tempo. Allora, prima di tutto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare questo, facciamo questo. Via, veloce. Che scemo. Posso dire adesso di essere scemo? Sì. Almeno a prendere dei piccoli. Per compagnia, eh. Non è che ci serva niente, ma per niente proprio ci serve. Via, uno qua, almeno a riprodurre.
1, 2, 3, 4, 5. Ok, questo via. Abbiamo fatto già questo. Poi abbiamo altri fiori? Mi sa di no. Non abbiamo niente, nient'altro, va bene. E quindi adesso possiamo andare finalmente qua. Perfetto. E quindi andiamo. E andando qua potremmo andare a prendere gli altri pikmin. Cosa sta succedendo, mio fratello? Non lo so. Spero che non siano ladri in casa, perché sennò è un piccolo problema. Però quali sono i dettagli? E quali sono altri dettagli? Quindi basta. Va bene, va bene, va bene. Quindi siamo praticamente nel chill. Dopotutto è chill, è chill. Ok, tutto quanto è nel chill. Qua non c'è praticamente niente. Nessuno che ci disturba. L'aria è praticamente serena. Va bene, va bene, va bene. Arrivo subito che vado a controllare come sta mio fratello. E intanto comprendo anche perché abbia gridato. Non per altro, ma per comprendere anche perché abbia gridato. Perché non ha alcun senso. E se... sta bene così. Sta bene così. Se già lo sento significa che sta bene così. Ma tanto dobbiamo fare per forza un taglio per questo foglionino. Che vuoi? Guarda, è un foglionino. Wow, non l'avevo visto. Forse è l'ora del Dandori. Let's go. Io amo il Dandori. Lo amo assai il Dandori. Sta scappando. All'inseguimento, forza. Per il resto non dovrebbe essere successo praticamente niente. Se tutti stanno a posto, perfetto. Invece di... non ho letto. Ah, i pikmin mi sa che non vengono con me. Strutture lancia pietra, perfetto. No, mio fratello stava soltanto sentendo un pochettino di musica di là. Non so da dove è partito sto urlo, vabbè, però quelli sono altri dettagli. Quindi la sfida da Dandori è questa qua, va bene. Dai, come on. Dai, questa è buona. Le cose pensate sono le più preziose, ma sono difficili da trasportare. Però abbiamo preso la superpotenza. Ok, saltiamo su. Se noi facciamo... l'arte Dandori. Se facciamo l'arte Dandori facciamo in questa maniera. Quindi facciamo in questa maniera così. Che cosa ci fate qua? Dai, ma già consumiamo tempo. Ma che cosa? Ma che cosa? Dai, veloce, 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 veloce. Veloce. 3, 2, 1. Vai Occhin, vai. Vai Occhin, vai. Ok, quello vale 3. O quello non vale niente, perfetto. E adesso andiamo a prendere questi qua. Quindi li cogliamo subito. Ottieni progressi regolari, certo, certo. Sempre, sempre e comunque. E la chiave per un buon Dandori. Mi fa piacere. Ora. Ehi. Ascoltatevi. Voi andate qua. E facciamo sta cosa. E noi invece andiamo direttamente di qua. 3, 2, 1. Boom. Quindi iniziamo a distruggere. Ma subito annulliamo per fare il 3, 2, 1. Boom. Tanto loro continueranno ad andare avanti sempre di più. Quindi 3, 2, 1. E... boom. Ok. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ok, dai, dai, dai. Anche io so attaccare. Anche io so attaccare. Vai Occhin, vai Occhin. Oh, sai attaccare Occhin? Sembra che tu non abbia mai attaccato. Va bene, Occhin ha deciso di fare per sé tutte le sue cose, perfetto. Quindi andiamo di qua. Andiamo ad attaccare questi e siamo nel chill. Siamo abbastanza nel chill, dai, dopo tutto. Ok, radunare pikmin è fondamentale. Avevo notato, notato. È importante per un buon Dandori, ma davvero? Non avevo capito, guarda. Ehi. Che vuoi? Ok, vediamo un pochettino. 3, 2, 1. Bomba. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah, mi sa che non succede niente. No, no, no. Non è un nemico. Non è un nemico. Non vi preoccupate, raga. Pensavo fosse un nemico, invece non lo è. Ok, siamo nel chill. Siamo praticamente nel chill. Penso dove iniziare a lavorare. Perfetto. Sto già pensando. Perché potremmo fare semplicemente così. Quindi, tanto non dovrebbe succedere assolutamente niente. E ci sono dei piccoli rocciosi così a casa. Va bene. Va bene. Ah, non succede niente perché giustamente non abbiamo neanche un pikmin. Quindi che cosa volete che venga fatto? Assolutamente niente. Ok, quindi 3, 2, 1. Boom. Dai, attacca, 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 attacca. Non è. 3, 2, 1. Ho capito che devo ripetere la sfida da Dandori. Però così non posso fare praticamente niente. Dai, intanto no, se muore non succede niente, non succede niente, dai. Ok, non è morto, perfetto. Meglio così. Allora facciamo in questa maniera. Ok, facciamo così, via. Perfetto. Ora l'unica cosa che potremmo fare al momento sarebbe quella di attaccare continuamente qua.
3, 2, 1 e... Dai, dai, dai. Tanto non succede niente. È vero? Sì, è vero. Ok, dai. Trasportato un cubo di trasportato un cubo di pepite, va bene. Mentre Occin fa questo, quindi mandiamo Occin a fare la stessa medesima cosa. Ehi, è morto a causa di che? Del fuoco. Un pecmi roccioso. Vabbè, mi posso esprimere? Si può ripetere? Mi sa, raga, che bisogna andare direttamente di qua. Era molto molto meglio. Ok, perché così facendo possiamo andare direttamente avanti. E facciamo il 3-2-1, boom. Ok, easy. Easy swim. Easy swim. Ok, ora basta che facciamo in questa maniera. Abbiamo già tutti i pikmin che ci servono. E basta. Direttamente così. Grazie. Dai, forse forte. No, Occhini invece non sa resistere a questi cose qua. Mi sembra assolutamente giusto. 3-2-1. Era direttamente da qua da fare, va bene. Va bene, facciamo in questa maniera, non vi preoccupate, raga. Tanto morirà sicuramente velocemente. Ok, facciamo così, facciamo prima. Ok, ottieni progressi regolari. Sono abbastanza regolari, dai. Dopotutto siamo nel chill. C'è pure mio fratello oggi che ci accompagna in questa bellissima avventura. Quest'oggi, su Pikmin 4, let's go. Tanto ormai non mi preoccupo di più di mio fratello, tanto sta nel chill. Sta abbastanza nel chill. Dai, attaccate, 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 attaccate. Attaccate. Vai, vai. Attaccate, attaccate sempre. Attaccate sempre, non vi fermate mai. Ok. Siamo così. Tu vai là, nel chill direttamente. E non c'è alcun problema. Ok. Se ci sono delle persone ancora che stanno senza fare niente, possiamo mandarle qua direttamente. Ok. Così andiamo sempre di più avanti. Ok, ce la facciamo 100 su 7. Mi sa che non ce la facciamo. No, vabbè, si scherza, ragazzi. Si scherza, ovviamente. Ok, 3, 2, 1. Saltiamo su Occhin. Completiamo tutto quanto. Facciamo a fischietto. Ok, siamo 24 su 24. Mi sa che soltanto uno è morto. E va bene. Via, direttamente. Vai, vai, attacca, attacca sempre. Attacca sempre. Attacca sempre, attacca sempre. Che qua stanno un bel po' di piccoli. Oh, buono, buono, buono. Buono questo qua. Buono. Vai, vai, vai. Attacca, 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 attacca. Attacca, 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 attacca. Vai. Oh, let's go. Let's go. Let's go, venite tutti quanti qua. 3, 2, 1. Attacco. Boom. No, non serve. Non serve che voi attaccate. Non serve che voi attacchiate. Non serve che voi attacchiate. Con calma. Con calma ragionate. Prima di parlare, pensa. Oh, che grande. Ok, via. Attaccate. Attaccate e non fermate. Non fermatevi, raga. Non fermatevi, che qua se chi si ferma è perduto. Ok. Non mi veniva il proverbio. Ok, facciamo in questa maniera così. E facciamo prima. Ok, let's go. Poi di qua andiamo direttamente dall'altra parte, dove si può andare direttamente qua contro. E qua non succede assolutamente niente. Non è, non è. No, perché perdo Pikmin così a caso. Dai, attacca, attacca sempre. Attacca sempre, attacca sempre. Tanto non colpisce nessuno. Non colpisce nessuno. Non colpisce nessuno. Perché il nostro Pikmin rosso sta dall'altra parte. Let's go, si gode. Si gode un poco. Te la cavi molto bene con il dadore. Grazie, grazie, grazie. Dopo tutto ce la dovremmo fare a fare tante cose, eh? Ce la dovremmo fare a fare tante cose. Ok. Ora, sì, perché siete andati soltanto voi? Oh, grazie, fate il lavoro completo, scusate, però. Scusa, non c'è logica poi. 3, 2, 1, vai, 3, 2, 1, scatto super solito, vai, veloce. Ok, demolizione conclusa, muro di fango fatto. E quali sono altri dettagli? Qua, andiamo di qua, qua andiamo via. Ok, e ci siamo nel chill. Ci siamo nel chill, siamo ritornati di nuovo nel chill. Ora tutti questi qua possono andare direttamente qua a prendere tutti i cadaveri di prima. Quindi prendendo tutti i cadaveri di prima possiamo fare molte cose, molte esperienze. Ok, let's go. Quindi facendo in questa maniera facciamo così. Ora sconfiggendo un nemico che si trova qui, noi dovremmo riuscire a fare tutto. Vediamo un po' se ci riusciamo. Ok. Ah, ecco. Sta qua. Mandiamo pure questi, tanto anche loro sanno abbastanza bene scavare. Intanto c'è mio fratello che piace Pikmin 4. E forse si vedrà nell'inquadratura. Però quali sono altri dettagli? Siamo arrivati a 102 su 10, vabbè. Quali sono altri dettagli? Quali sono piccoli problemi di passaggio di stato? Direttamente, basta. E facciamo in questa maniera. E va.
Ok. E adesso quelli che ci mancano vanno direttamente là. Ok, perfetto. No, tu devi andare per forza. Devi andare obbligatoriamente. Sì, per forza, perché sei l'unico rimasto. Hai battuto il mio record, davvero. Ah, obiettivo adesso è 220. Quindi se andiamo di qua, ad esempio. Ah, poteva andare direttamente di qua. Quanto sono scemo. Ok. Vai. Grazie, grazie per farmi tutti questi complimenti, anche se non servono a niente. Però quali sono i dettagli? Ok, perfetto. Lo so che la mia capacità è la di grado, se me l'ha appena detto. Ok, morto. Dai. No, 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 no. Non è. Non è. Ok, let's go. Let's go. Possiamo lanciare tutti quanti i nostri Pikmin. Fare tutto quanto così. Fai presto, abbiamo ancora un minuto. Solo un minuto abbiamo. Buono. Meglio così. Così possiamo fare in questa maniera. C'è l'arte del dandone, l'abbiamo superata alla grande. Cioè, mi sembra che sia così, Mi sembra proprio che sia così. E non c'è nessun'altra cosa da fare. Cioè, perché letteralmente manca solo Lumium, che non si può prendere al momento. E poi possiamo andare direttamente qua. Sì, dai, andiamo. Andiamo intanto, prendiamo qualche altro Pikmin. Quindi andiamo da queste parti, prendiamo qualche altro Pikmin e andiamo di qua. Dove possiamo andare a distruggere questo muro qua con i Pikmin roccia. Oppure chiedere ai nostri Pikmin di andare là. Fate in quella maniera. Ok, saltiamo e andiamo a prendere direttamente. Che cosa? Il cumulo di pepite è stato appena trasportato. Cioè in pratica abbiamo fatto il rank massimo. E che cosa? E che cosa? Cosa abbiamo fatto, regà? Abbiamo fatto la strage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 secondi. Let's go, baby! Come on! Let's go! Ma che pro player che sono! Vabbè, tutta tattica. Tutti qua. Col betata, let's go! Let's go, e si gode non poco, ragazzi. Si gode non poco. È incredibile. Come gira la testa. 30 materiali, ok, solo quelli sono. Quindi non esistono tesori effettivamente aggiuntivi. E questa è una cosa molto importante, perché così facendo abbiamo compreso che a Giardino Soleggiato effettivamente mancava soltanto un tesoro, che non avevo ancora capito dove fosse. E può darsi che sia un carciofo come lo era nella scorsa volta. Ed è molto molto ma molto importante questo, perché è più facile da fare ovviamente. E quindi sì, può darsi che servano anche più quei rocciosi. Quindi può darsi che non sia ancora il momento adatto per fare qualsiasi cosa. Al momento va bene, va bene. Ok, al momento prendiamo tutti questi qua. Qualcuno che lo porti. Ok, facciamo così, via. Let's go. Ora, la prossima cosa che dovremmo fare per completare l'area al 100% sarebbe quella di di fare... No, siamo arrivati al 98%, no, non so che altro dire, raga. Cioè, dovremmo aver già fatto tutto, dovremmo soltanto portare quella in base e basta. Certamente non ci sono nemici, non c'è più niente. Cioè, possiamo dire a Ocin di fiutare tesori? Vediamo se ci sono tesori, che effettivamente sono da fiutare a quanto pare. Ocin, segui l'odore e ci sono effettivamente tesori. Interessante, interessante, questo è molto interessante. Quindi possiamo andare di qua direttamente. Andare per trovare che tesori. Vediamo un po'. Sembra portarmi da una parte ben precisa. Cose che con Giardino Soleggiato effettivamente non mi diceva. Che è molto molto importante questa cosa. E addirittura dobbiamo andare in mare. Va bene, GG. GG per questo. Chi è questo? PNF404. Ovviamente sono fogliolini. Quanto sono scemo. E quindi bisogna fare in questa maniera e andare dritti per dove? Precisamente per dove? Poi abbiamo iniziato la giornata, quindi non so se possiamo andare effettivamente in un'altra parte più tardi. Dobbiamo soltanto vedere. Quest'oggi ci sarà sempre, diciamo, qualcosa di molto leggero. Ah, vediamo un pochettino. Ah, ecco. Cioè, vabbè, ma io come facevo a sapere sta cosa? Va bene, dai. Perfetto, perfetto, davvero perfetto. Quindi anche per quest'oggi è tutto. Abbiamo completato al 100%. Ovviamente servivano Pikmin blu, perché se no non potevamo fare niente. E direi di tipparci direttamente da questa base, dai. Ok, se ci tipiamo qua possiamo trasferire la base. Trasferendo la base ovviamente possiamo fare più robe, ovvero risparmiare molto più tempo, visto che quello l'avevamo già completato. Ok, spostiamo la base. Arrivo subito, faccio un breve taglio. Ok. Ok.
Non ho capito cosa sia successo, ma va bene. Per il resto, ragazzi, spero che abbiate apprezzato questo episodio. Leggermente più corto rispetto agli altri, ma abituatevi a niente. Letteralmente abituatevi a niente. Sicuramente potremmo già concludere la giornata, però io off camera inizierò a riprodurre tantissimi pikmin, perché ci servono tanti pikmin. Cioè, raga, vedete quanti pikmin abbiamo. Dobbiamo per forza arrivare almeno ai pikmin rocciosi 50, e i pikmin ghiacciati vediamo un pochettino. Almeno aumentare anche i pikmin rossi, fino ad arrivare come pikmin blu a 150. I pikmin gialli invece stanno di per sé tutto bene. Per non sprecare la giornata, quindi io taglierò tutto quanto, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.